Cari amici, bentornati con Francamente, 10 minuti per affrontare argomenti di attualità. Non affronterò la questione riguardante il conflitto in Ucraina, già l'ho fatto, ho detto la mia, ringrazio Antenna 3 per darmi questa possibilità. Evito di tornare in argomento anche perché vorrei evitare che, considerate che ho una posizione sin dall'inizio difforme e differente rispetto al pensiero unico dominante prevalente, voglio evitare che il COPASIR possa anche interessarsi alla mia persona. Il COPASIR è il comitato parlamentare che dovrebbe vigilare sui servizi segreti, che invece si attarda a fare liste di proscrizioni di opinionisti, giornalisti, intellettuali, eccetera, che hanno una posizione non schiacciatamente da tifosi verso una parte, ma semplicemente, come me, dicono occorre implementare la diplomazia, le trattative per porre fine al conflitto. Quindi io la mia opinione l'ho espressa e va bene così. L'argomento che trattiamo invece in questa puntata riguarda il lavoro stagionale, cioè quel lavoro che viene svolto in un periodo di tempo limitato, prevalentemente nel periodo della stagione estiva, maggio-giugno fino a ottobre grosso modo. Quali sono i settori interessati? Turismo, quindi tutto il settore alberghiero, ristorazione, bar, lidi, balneari, ma anche agricoltura, ma anche alcuni comparti dell'industria, penso a alcuni settori dell'industria alimentare. Bene, io sento dire tante cose. Se venisse un marziano in Italia e se ascoltasse quello che alcuni dicono, trarrebbe una conclusione. La conclusione è che i giovani sono sfaticati, che gli italiani non vogliono lavorare e che nessuno vuole più svolgere i lavori stagionali. Allora, io faccio una premessa. Il lavoro stagionale, che è appunto compreso in un arco di tempo determinato, è un lavoro che è previsto dai contratti nazionali di lavoro e che è quindi regolarmente normato. Se qualcuno pensa che soltanto perché un lavoratore deve essere un lavoratore stagionale possa non essere contrattualizzato, cioè non retribuito secondo i contratti, privo di qualsiasi tutela assicurativa, privo di qualsiasi tutela previdenziale, cioè a nero, cari amici, questi non sono imprenditori. Forse mi farò qualche nemico, ma questi sono prenditori. Lo ripeto ancora una volta, il lavoro stagionale è un lavoro che è previsto dai contratti di lavoro. Che ti serve il cameriere? Che ti serve il bagnino? Che cosa ti serve? Non so, il barman? Benissimo, ci sono i contratti che prevedono nell'ambito dei diversi settori la necessità di rispettare quei contratti, ma cosa che avviene in tutto il resto dei paesi d'Europa. Io non capisco perché in Italia sta diventando una questione di Stato il lavoro stagionale, perché dicono molti imprenditori o prenditori che non c'è manodopera, che nessuno vuole lavorare. Allora, io ho anche affrontato questa questione sul mio sito dibattito.info, che invito a leggere, gratuito, che invito a visitare. L'editoriale è intitolato in questo modo: lavoro stagionale e mezze verità. Sì, perché la verità non è soltanto quella che ci viene detta da alcuni senza conoscere poi qual è la realtà del mercato del lavoro e chi è finito sul banco degli imputati, secondo alcuni prenditori, appoggiati anche da alcuni politici, eccetera, eccetera. È finito il reddito di cittadinanza. Ma il reddito di cittadinanza, uno, non c'entra niente col lavoro stagionale. Due, è un sussidio a chi ha di meno. Presenta delle storture? Sì. Presenta degli aspetti che possono essere rivisti, limati, aggiustati? Sì. Ma non c'entra niente con la necessità di contrattualizzare un cuoco,
non c'entra niente con la necessità di contrattualizzare un barman, non c'entra niente con la necessità di contrattualizzare dei contadini. Cosa c'entra il reddito di cittadinanza con il lavoro stagionale? E perché utilizzare questo grimaldello dicendo che gli italiani sono tutti sfaticati, che i giovani vogliono stare sul divano? Scusate, ma un imprenditore quanto intende retribuire, pagare un lavoratore, sebbene stagionale, quindi in un arco di tempo determinato? E per quante ore al giorno? Lo ripeto ancora una volta, ci sono i contratti. Magari a qualcuno non può piacere, non potrà piacere, ma se l'Italia è ancora minimamente uno Stato di diritto, beh, i lavoratori devono essere retribuiti secondo quanto previsto dai contratti nazionali, che non sono legge, ma che rappresentano, come dire, delle linee guida a cui attenersi, anche perché l'assunzione, sebbene stagionale, lo ripeto, cioè a tempo determinato, non è che comprende solo la retribuzione, comprende il trattamento pensionistico, l'INAIL, le ferie, gli straordinari. Cari amici, è troppo facile dire i giovani non vogliono lavorare, però poi quando ci caliamo nella realtà, molti datori di lavoro o presunti tali dicono: no, io ti assumi, ti contrattualizzo per poche ore, le altre me le fai a nero. E se quel lavoratore durante l'impiego di quelle ore a nero si fa male, subisce un infortunio, chi paga? Sapete che si va in galera, no? Lo dica ai prenditori. Perché i prenditori, che dicono di essere imprenditori, evidentemente fanno solo i conti ad andare, a tornare non li vogliono fare. Lo ripeto ancora una volta, i contratti stagionali non sono neppure particolarmente esosi da un punto di vista economico, però tutelano il lavoratore, tutelano anche il datore di lavoro. Allora, usciamo un po' da questa ipocrisia, usciamo un po' da queste menzogne che ci stiamo raccontando, perché io conosco un sacco di giovani neodiplomati, diplomati all'alberghiero, agli istituti professionali per l'agricoltura, che vogliono lavorare, che sono disposti a lavorare, però ovviamente lavoro non è schiavitù, lavoro non è schiavitù. 8 ore, 10 ore al giorno vanno bene o sono poche? 8 ore, 8 ore si dorme, 8 ore si lavora e le altre 8 ore si vede un po' cosa fare, si mangia, si va un po' in pausa. Scusate, sto dicendo una cosa particolarmente rivoluzionaria da bolscevico, io non sono uno di sinistra, attenzione, non sono uno che può essere iscritto nelle liste del partito leninista o comunista o socialista, chi mi conosce lo sa. Dico soltanto che in Italia ci sono troppi furbi che pensano di poter fare gli imprenditori sfruttando i lavoratori. E non va bene, perché noi siamo nell'anno del Signore, Annus Domini, 2022, e ancora oggi ascoltare certe opinioni, ascoltare certe prese di posizione, anche da parte di, diciamo così, figure imprenditoriali o prenditoriali di un certo livello, veramente, guardate, è mortificante ed è uno schiaffo a tanti lavoratori presunti tali, disoccupati, giovani e meno giovani, che hanno voglia di confrontarsi, che hanno voglia di lavorare. Ne conosco tanti nei villaggi turistici, negli alberghi, sui lidi. Però ragazzi, qua bisogna uscire dall'equivoco e dall'ipocrisia. Se parliamo di lavoro stagionale, tu datore di lavoro, perché non fai, consultandoti col tuo professionista di fiducia, cioè il consulente del lavoro, un contratto stagionale secondo le norme esistenti? Qual è il problema? Che gli devi pagare un po' di più perché gli devi pagare il trattamento pensionistico, che perché gli devi pagare l'assicurazione sugli infortuni sul lavoro? Ma ti tuteli anche tu.
che se uno di questi qua, ripeto ancora, subisce un infortunio oppure trascorso il periodo di va a denunciare per sfruttamento del lavoro, cose che capitano, passi i guai tuoi. Allora, usciamo da questa zona grigia, usciamo da questa ipocrisia, diamo la possibilità a chi vuole di lavorare secondo le norme e secondo i contratti. Cari amici, alla prossima.